fatto per Senna. Dalla curva del tamburello. Lo schianto è stato pazzesco. Lo tirammo fuori dall'abitacolo, gli togliemmo il casco e lo intubammo per farlo respirare. Dai segni neurologici mi resi conto che il trauma alla testa gli sarebbe stato fatale. Poi emise un sospiro e il suo corpo si rilassò. Fu in quel momento che, io non sono religioso, ma in quel momento pensai che il suo spirito avesse lasciato il corpo. Anche a velocità di gara, il tamburello non è una curva in cui si commettono errori. La vettura deve aver avuto un problema. Forse si era rotto il servosterzo, o la temperatura degli pneumatici non era ottimale e la vettura è slittata fuori strada. Resterà sempre un mistero. Ci fu una causa? A mio modesto avviso, si ruppe il piantone dello sterzo e la vettura divenne incontrollabile. Ma più di ogni altra cosa, si trattò di una fatalità, perché l'auto di Ayrton andò a schiantarsi con un'angolazione per cui la sospensione andò a colpire proprio il casco. La fortuna di Ayrton si era esaurita. Il suo corpo non riportò nulla di traumatico, né fratture né contusioni. Se la sospensione, rompendosi, fosse finita 15 cm sopra o 15 cm sotto, sarebbe tornato ai box a piedi. Per me era un idolo. Rappresentava il meglio del Brasile. Mi manchi, Senna. Non ti dimenticherò mai. I brasiliani hanno bisogno di cibo, istruzione e un po' di gioia. Ora la gioia ci è stata tolta.